Stefano Garzelli con il trofeo senza fine in Abruzzo a Pescara, che effetto fa leggere il nome Garzelli su quel trofeo che credo sia il sogno di tutti i ciclisti? Beh, un bel effetto, senza dubbio, poi anche la fortuna di avere il primo trofeo senza fine, quindi ce l'ho a casa dove non c'è scritto il mio nome, c'è scritto primo classificato, il mio nome è scritto nel 2001, però un po' ogni volta che lo vedo ci rimane un po' sempre, non è una è un'emozione differente, difficile da spiegare, però chiaramente io dico sempre che il sogno di un bambino che va in bicicletta è partecipare al Giro d'Italia. Vincerlo è un qualcosa di indescrivibile. Poi questo trofeo penso che sia il trofeo più bello di tutti i trofei che ci possono essere in qualsiasi sport, è un qualcosa di unico il trofeo senza fine. Tra l'altro Stefano Garzelli, se non ricordo male, in quella tappa vinta da Pellizzotti sul Blockhouse fu grande protagonista, con qualche polemica con Danilo Di Luca, Blockhouse che torna protagonista in questo giro. Deciderà tanto nell'economia della maglia rosa? Abbastanza. Nona tappa, quindi già i corridori inizieranno a essere stanchi, partenza dall'Ungheria, quindi anche tanto stress nel movimento e è una tappa difficile perché comunque c'è una doppia ascesa, due versanti differenti, non c'è l'arrivo al Blockhouse come anni addietro, però molte volte una salita così dura e lunga mette un po' di timore, quindi questo arrivo ai 1600 metri realmente sarà spettacolare. Versante più duro, quello da Roccamoriche. Il versante più duro, quindi sarà il primo spartiacque della classifica, questo sicuro. Capiremo la classica frase, ma sarà così, chi non vincerà il giro, perché qualche corridore arriverà con i 3, 4, 5 minuti di distacco e ci sarà il primo scontro tra titani, tra chi vorrà provare a vincere la maglia rosa. È vero, mancheranno ancora 11 tappe, però io penso che chi ha visto il Giro d'Italia, chi vuole provare a vincerlo, ha già messo un circolino rosso su questa nona tappa. Chiudiamo così, se Stefano Garzelli volesse vincere questo Giro d'Italia attaccherebbe sul Blockhouse? Con le gambe giuste sì. Quelle di oggi? Quelle di oggi no, però con quelle di qualche anno addietro sì, perché no, perché se stai bene devi, poi chiaramente il ciclismo nel giorno d'oggi è cambiato notevolmente, molto più controllato in alcuni fattori, però sì, attaccherebbe.